Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano a largo Giovanni XXIII 5 a Civitavecchia. Elettrocardiogramma, controllo peso BIA, misurazione glicemia e colesterolo, servizio CUP, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica di Luzio in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Mirella in via Aurelia 535, Cerveteri via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, centro revisioni, officina meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa, nella zona industriale, in via dell'artigianato 3/5. Allora, presentiamo per chi non lo conosce, ma vi invito a venire allo stadio alle 15 sabato per vederlo all'Opera giocare. Angelo Mazzi, un ex del Pescara, ma vive a Roma, quindi questa volta è a Civitavecchia. Allora, come hai visto in 15 secondi la partita scorsa, e dove siamo mancati, e poi gli auspici per la prossima. Allora, la partita di sabato sicuramente ci ha dato un segnale e io l'ho ripetuto anche ai ragazzi, ci ha dato sicuramente un segnale positivo, nel senso che ho visto la squadra che cresce, quindi risponde agli input che gli vengono dati, sia insomma, da noi più grandi, dall'allenatore. Quindi, nonostante il risultato, ci ha visto perdenti, perché per 8-6 mi sembra il Sì. risultato, però ecco, non abbiamo mai mollato, siamo sempre stati là, c'è stato quel famoso purtroppo fine terzo tempo che abbiamo preso col parziale di 4-0, 3-1, mi ricordo che purtroppo là ci ha un po' tagliato le gambe, però alla fine quarto tempo abbiamo reagito, quindi i ragazzi sono stati sul pezzo, hanno continuato a giocare. Certo, purtroppo ormai il gap era di 3 gol sotto, non era facile riprenderli, però hanno continuato a giocare, ci siamo trovati quei meccanismi che piano piano stiamo mettendo a punto e sicuramente penso che questo mi fa ben sperare per le prossime partite e soprattutto per sabato, che è la partita secondo me molto importante in Credo questo campionato. fondamentale perché Fondamentale, che si visto gioca in già casa e sono arriva le prime Latina. partite, giusto, ma secondo me è fondamentale per il proseguo del campionato. Quindi Latina da far fuori. Grazie, Affondiamo Latina. grazie. Grazie a voi. Allora, per completare questa prima panoramica sull'universo femminile, Alberto Braccini, che è il Deus ex machina, se parliamo in latino, della femminile. Per cui quest'anno nuovo reinizio dalla Serie B, un assemblamento di tre gruppi, quelle che c'erano, le giovani e quelle che sono arrivate, e chiaramente l'obiettivo sarà la promozione. Ma sicuramente l'obiettivo sarà la promozione. E hai detto bene, c'è un bel mix, ragazze giovani, e come le chiamiamo noi le veterane, e lavorano insieme, lavorano bene. Cominciamo come stasera che incontriamo i Castelli a fare qualche partita di allenamento. Abbiamo già incontrato la SIS e quindi ecco, speriamo bene. Aspettiamo che inizi questo campionato di Serie B, ancora non c'è una data certa, sicuramente cominceranno prima le giovanili, la 16 e la 18 e poi di seguito appunto la Serie B. Siamo contenti, lavorano bene e quindi io credo che alla fine Faremo vedere, noi il saremo risultato sarà costantiani. ottimo, ma noi ti ringraziamo di rivederci, di rivederti al nostro fianco, insomma, ecco. D'accordo, grazie. Allora, siamo a metà settimana prima della sfida con Latina in casa, sfida importantissima perché derifo o diraffa, come si dice, bisogna portare a casa i 3 punti. Sì, dobbiamo sicuramente confermare la vittoria che abbiamo fatto. L'andata c'è con l'Ancona la seconda giornata, dobbiamo sfruttare il fattore campo. Pescara non è andata bene, ma sappiamo che fuori casa sicuramente cambia tutto, cambia l'arbitraggio e stiamo cercando di creare la mentalità pure per giocare fuori casa. Però intanto, Poi 6 minuti di blackout. sì, dal 4 pari, dove i primi 2 tempi sono stati impeccabili perché avevamo detto di mantenere la partita su quello standard, un gol loro, un gol noi. Poi ci abbiamo avuto quel brutto momento dovuto un po' a qualche decisione arbitrale, però insomma fuori casa, 10 controfalli abbiamo sì, 10 controfalli, che il controfallo è una pallanuoto, è difficile. considera
10 in 8 però minuti. 14 espulsioni contro, voglio dire, però insomma i ragazzi qua hanno reagito, loro era la prima partita che giocavano con lo straniero e gli ha fatto insomma la differenza segnando 3 gol, però insomma già sabato è un'altra prova difficile a casa nostra e lì a casa bisogna confermarsi. D'accordo, grazie Aurelio.